Io faccio le cose, non me l'aspetto perché... Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno, sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Le ho telefonato per preavvertirla che le stiamo mandando la roba che le ha ordinato. Beh, zitta tu. Pronto? Sì, ma guardi... Allora... Signora Fosca, la signora Fosca ha ordinato questa roba. Abita lì la signora Fosca? Sì, no, no, no. Ma... Ah, lo vede che abita lì? Ha sbagliato numero. Beh, zitta non tu. Per favore. Non rompa che cosa devo rompere. Non mi dica che cosa non devo rompere. Non me lo dica che cosa non devo rompere. Senta. Non lo dica che arretondo. Senta. Beh, zitta tu. Mi dica, mi dica. No, senta, lei ha sbagliato numero. No, la signora Fosca abita lì. No, lei non si preoccupi se la signora Fosca abita qui. La signora Fosca abita lì, ha fatto un'ordinazione di cacio. E parecchio anche. Abbiamo già caricato l'ape. Beh, zitta sì, tu. Se lo cacci nel culo il cacio, per favore. Se lo cacci nel culo a lei. Ha capito, mia? Con che cazzo? Eh no, questo è veramente, è sardo veramente. Questo è sardo veramente. Comunque, a testa. L'ho richiamato, sai. Nei confronti di Peppe il cacciaio, che è una brava persona. Pronto? Sì, pronto, sono sempre. Senta, Peppe, io cacciaio, ora della pizzicheria, avverto la Sippe, avverto la Sippe che lei non rompa più coglioni, va bene? E mi fa un baffo la Sippe, mi fa un baffo le palle, ha capito? Ascolti, io la denuncio, lei ha già detto che qui lei non ha da qui non è partita. La signora Fosca ha fatto un'ordinazione ora, e lì ha detto qui, culo, capito? Sì, se la cacci nel culo, lei... Ma un'altra volta, ma come si permette di dire questo alla persona che lavora? Pizzica tu! Perché ma insomma, ma fatevi un par di risate, ma insomma, mamma mia, è incredibile, quelle persone, del resto non tutti, vero, hanno la vita facile, sono persone che hanno magari dei problemi, li scaricano sul primo che telefona, ma insomma, io in effetti propongo una situazione sorridente, se vogliamo, la pecora verde, beh, zitta tu, Peppe il cacciaio, fatevi una risata, mio, come siete grigi. Pronto? Pronto, signora. Dia. Buongiorno, sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde, lei è la signora Irma? Sì, e lei chi è? Io ho telefonato per preavvertirla che le stiamo mandando la roba che le ha ordinato. Beh, io non ho ordinato proprio niente. Ma come si permette di dire questo quando noi abbiamo l'ordinazione? Oh, lei m'ha trovato a pigliare nel culo. Accidenti, ragazzi, si fa collezione di culi oggi. Mi stava richiamata, è troppo simpatica. È così, una ti risponde subito a botta così, poi magari, chissà. Oh, lei, che bello, mi piace quando mi mandano a fanculo dandomi del lei, mi piace tanto, mi gusta, è vero. Senti. Pronto signora, ma sono sempre io, perché mi ha mandato a fare in culo, mi scusi. Perché io non ho ordinato niente. Ha capito? Tu. Ma non è vero, io patazzo. Non conosco nemmeno, ma perché? Io non conosco nemmeno lei, è arrivata un'ordinazione telefonica, io voglio sapere se è un equivoco, perché mi tratta così, perché io scusi. Non ho ordinato niente, gliel'ho detto, ma lei la sua parola, un po' a me. La sua parola contro la mia, ascolti un pochino, parli allora, lei a chi la deve mandare questa roba? Questa roba è la signora Irma che mi ha fatto questa Irma, ordinazione. Irma, il cognome. Irma Martelli. No, Martelli, io sono... Irma Martelli, lei è Martelli, fatto... capito mia? O Craxi o qualcosa del genere. Come? Io ho detto il sogno. Nonna, l'ho richiamata. Tu che dici il suo nome, che l'hai? No, dice io. Ma, t'ha scritto lì. Nero su bianco. Sì? Beh, zitta tu. Signora, guardi, abbia pazienza, sono Peppe il cacciaio, ancora. Se lei mi riabbassa il telefono, questa volta le mando la roba senza nemmeno spiegarmi. Ascolti, lei gli può le mandare quello che gli pare. Arriva io gliela rimando io indietro. Le dico quello che è stato ordinato. Lei sì. Mi dirà che cos'è. Noi abbiamo già caricato l'ape, io le dico subito. Il lape, sì, abbiamo già caricato il lape. Ma guardi, ascolti, lei mi dica chi gliel'ha fatta l'ordinazione. La signora Martelli Irma, aspetti un attimo. Mi ha dato anche il numero telefonico, se no come facevo io a telefonare?
telefonarle, mi scusi, eh? Sì, sì, allora, lei allora scusi... se qualcuno ha fatto uno scherzo, forse l'ha fatto sia a me che a lei. Qualcuno che ha dato il suo nome, ma lei non deve dirmi vaffanculo in quel modo lì, perché io non c'entro niente, io sto lavorando. Io. Signora, io sto lavorando. Il mangiare al fuoco e mi sta bruciando. Io le sto portando la roba. Senti, sono anche parecchia roba, perché abbiamo caricato un'app in terra. E anche tu cammi. Ma lo so che noi siamo due persone sole. Allora, guardi, abbiamo 7,5 kg di caccio, di fava, di torro incazzato. Sì, incazzi pure lei. No, io non... No, a me mi vuole incazzare quanto li pare, perché io non so neanche che roba è. 2,3 kg di piede di zingarino al gorgonzolo, coi pacchi. Sì, zingarino per lei e tutto il sud della pizzicheria. Zingarino, la pizzicheria, la pecora verde, ma come si permette? Sì, la pecora verde, la pecora nera. Ora lei, se mi ritelefona... La pizzicheria è la migliore che c'è in città, ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta... zitta tu! Zingarino, io la pizzeria. Vabbè, io adesso la richiamo, no, la richiamo, che è vivace, vivace, è buona, è vivace proprio. Vivace, Cobachi. No, quello è gorgonzola. Il piede di zingarino ai gorgonzola Cobachi. Vedremo se ora... Io ora chiamo la polizia, perché pronto? Lei mi già... Chi è? Sono il maresciallo Bamburio della squadra immobile. Sì, ecco, guardi, proprio, lei voleva chiamare la polizia. Sì. E noi stiamo ascoltando delle telefonate, ci inseriamo nelle linee perché abbiamo avuto... Delle informazioni, delle segnalazioni di una persona che fa anzi, sono più di una persona, non so, che fanno dei strani scherzi e telefono dicendo cose strane, pecora verde, qualcosa... Sì, pecora rossa, ecco, insomma... Noi siamo riusciti solamente a intercettare il suo numero e non abbiamo fatto in tempo, perché è durata troppo poco la telefonata, a intercettare anche il numero di questo bel tomo che fa queste cose, perché se noi lo becchiamo avrà i cavoli suoi, capisce? Ecco, ora chiamo la polizia. Brava, guardi, ma io sembrava me lo sentissi. Allora le dico questo, signora, se per caso questa persona telefonasse ancora, me lo tenga in linea più possibile, che noi lo becchiamo, che lei ci faccia dire tutte le cose, lo tenga in linea, no? Vediamo se poi noi lo becchiamo, prendiamo il numero e riusciamo a beccarlo, va bene? Benissimo. La ringrazio, così, grazie, buongiorno, grazie, arrivederci. Così lo sistemiamo questo imbecille, caputo, telefona. Sì. Vai, vediamo se la signora resta in linea un po' di più. Ma quanto suona il telefono da quella signora oggi? Pronto? Ma pronto, signora, guardi, sono sempre io, Peppe il Cacciaio, si ricorda di me? Sì, o mi dica che ha ordinato, intanto lo scrivo. Vede che forse lei ha capito che qui c'è un equivoco e va chiarito. Chiariamolo, giù, mi dica che cosa e sarebbe stato ordinato. Allora, ordinato le dico subito, senza problemi, 7,5 kg di caccio, di fava, di toro incazzato. Poi? 2,3 kg di piede di zingarino al gorgonzola coi bacchi. Va bene. Che è veramente difficile, sia il toro incazzato togliergli il caccio di fava. Lei mi dica che il piede di zingarino al gorgonzola, che i zingarini, lo sa, ci sono, sì, però non si fanno tanto facilmente tagliare i piedi. Più alberta, lei mi dica. Abbiamo 12 kg di tarzanelli. Di pecora stitica, molto rari, perché se la pecora è stitica non cacca, quindi non fai tarzanelli, poi abbiamo 9,5 kg di caccio con buchi di culo. Caccio con i buchi di culo, svizzero tipo cascine, Firenze, sa cosa succede? Le cascine fanno anche il caccio con i buchi di culo. Poi abbiamo 10 forme di grana puttanno. Insomma, tutto formaggio sarebbe. Sì, infatti la nostra pizzicheria vende soprattutto formaggio. 10 forme di grana puttanno, fatto con le migliori... Ma mi faccia finire, le dico, ci sono ancora due cose sole. 10 forme di grana puttanno, fatto con le migliori perdite vaginali di capra troia. Zitta tu. E poi 99 confezioni di mozzarella di negro fresca appena caccata. Sì. Alla tua mamma, la sua figliola. No, alla fragranza di merda. Ecco. Zitta tu. Ecco. Allora, questo è quello che le ha ordinato, signora. Benissimo. Credo l'abbia ordinato lei. Sì. Allora glielo portiamo. Sì, lo porti. Lei voleva sapere anche il nostro indirizzo. No, e volevo sapere l'indirizzo. Ma poi quant'era la spesa? La spesa, quant'è la spesa? La spesa, signora, è un po' elevata, perché soprattutto per il toro incazzato e i piedi
Tarzanelli di Zingarino e anche per i Tarzanelli di Pecora Stitica sono abbastanza difficili, mentre invece la mozzarella di Negro appena caccata alla fragranza di merda è abbastanza facile da raccogliere. Ha fatto bene, perché io ora ho ricostato tutta la tua voce. Capisco? A che? Sì, ho bella registrata tutta la telefonata, ha fatto proprio bene, grazie tanto. Aspetti signora, le do l'indirizzo. Le do l'indirizzo, signora. Zitta tu, le sto mandando questa roba, Aspetti che mi bussano alla porta. Sì, e a me mi bussa il tegame. Aspetta. Madonna, dovevo far entrare il maresciallo Van Burio. mamma mia. Sì, si faceva tutta la scena dell'arresto. E invece, però comunque mi ha tenuto, abbiamo scoperto anche le 10 forme di grana puttano fatto con le migliori perdite vaginali di capra troia, non è male, oppure le 99 confezioni di mozzarella di Negro fresca appena cacata alla fragranza di merda, e non è male, questo è facile da trovare, i Tarzanelli più di anche il cacio di fava. Ora basta davvero, belle chiamate la polizia, No, ma sono io signora, l'abbiamo preso. Meno male, la stessa voce, No, ma che scherziamo davvero, io, guardi, l'abbiamo preso, cioè abbiamo preso il numero, noi andiamo immediatamente a beccarlo, è una persona, abbiamo scoperto, già conosciuta, che ha fatto altre volte queste cose. Va bene. Quindi, guardi, lei è stata bravissima, ci ha fatto veramente, le mando un omaggio mio personale, se le permette, le mando 7,5 kg di cacio di fava, di coro incazzato, 2300 grammi di piede di Zingarino, gorgonzola, copacchi.